What is it? L'Italia, a parte che è il paese più bello al mondo, per me con la Cina assieme ha sicuramente una delle culture gastronomiche più importanti che ci sono al mondo. Se noi partiamo qui dall'Alto Adige, dove sono nato e dove vivo, e andiamo fino in Sicilia, abbiamo proprio una scelta, una vastità impressionante, soprattutto abbiamo una cultura gastronomica che è unica al mondo, con le tradizioni, con ogni paese che ha le sue tradizioni, con ogni regione che ha le sue tradizioni. Mi servivano un po' di anni all'estero per capire quanto abbiamo da dire, quanto veramente abbiamo di importanza al mondo, però devo dire oggi sono molto molto contento di essere ritornato in Italia, di vivere qua, di lavorare qua e di poter veramente usufruire di tutta questa cultura, della pasta, del riso, delle verdure, dei salumi, delle carni, del pesce, gli americani, gli asiatici, i giapponesi o gli australiani che vengono da noi vogliono avere l'Italia. Perché gli ho chiesto, ma cosa vi aspettate se venite qua? Noi vogliamo avere l'aria fresca, l'aria pulita, vogliamo avere il paesaggio, le montagne e vogliamo avere il cibo. Valorizzare il terreno che tu hai attorno a te, la cultura che hai attorno a te, i prodotti che hai attorno a te. Uguale dove tu vivi in Italia, se sei in Sicilia, se sei in Sardegna, se sei in Calabria, se sei a Napoli, tu con la cucina, con i prodotti del tuo territorio, cioè della natura attorno a te, tu puoi arrivare a 3 stelle Michelin. E questo ci porta soprattutto sul lavoro che stiamo facendo adesso nella parte della sostenibilità. Questo soprattutto nel rispetto del territorio, questo soprattutto nel rispetto della biodiversità e soprattutto nel rispetto per i nostri bambini, per lasciare a loro un mondo che loro possono veramente vedere, ammirare, amare questo paese bellissimo che è l'Italia.